forza il teatro, insomma, il suo lavoro, insomma, dove lì trae la linfa della sua vita. No. Mi ricordo anche alla prima lettura, l'emozione che hai avuto. Insomma, un attore che entra in un ruolo di un certo tipo e lo deve in qualche modo interpretare, sentirsi dentro in quella situazione, in quel lager, senza nessuna possibilità, niente, l'impotenza totale. La morte, quello che ti è mica facile. I tubi di scappamento finivano all'interno, buttavano i gas di scarico dentro! Quel camion era pieno di persone, gente di troppo, persone che non sanno più dove mettere. E non capisci, e non riesci a capire, non riesci ad avere una risposta a tutto questo. Perché? 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 Ma che stai dicendo? Ma non l'hai visto! Le guardie sono sempre ubriache da mattina a sera. Non ti sei chiesta perché? Perché questo è troppo anche per loro! No, non è vero! Ma non le hai sentite? Quelle erano urla! Erano lamenti che provenivano dall'interno del camion! E tutto quel rumore non bastava a soffocare i lamenti! Stai zitta! Una agonia violenta, atroce! Quelli là dentro lottavano fra loro per una boccata d'aria! Si spingevano, si calpestavano in mezzo nella loro stessa urina! Quando uno sopravvive a una tragedia così grande come i campi di concentramento o un bombardamento dove vedi morire come il 19 luglio del 43 3.000 persone, tu ti domandi, anche se sei un bambino, perché io no? Perché io vivo? E questo te lo porti appresso per sempre, questa cosa. È una cosa che ti segna. Non si può ignorare la storia. Io ok, non ho conoscenza, non ho studiato, però la storia la conosco, me la si dice, ascolto te, ascolto gli altri. Perché la ignori? E tu uccidi massacri, cioè... Penso che sarà sempre una storia la sopraffazione di un individuo su un altro individuo o su un popolo su un altro popolo. Ecco, ad esempio, quando io ho fatto la prima volta che io ho letto Merce Fragile, la storia di queste due donne, di questo momento di storia attraverso queste due donne così... è una cosa che mi ha fatto stare molto molto male. Il teatro diventa un momento di espressione di diversità. Io non riesco a capire il perché. Invece di diventare un momento di condivisione, di emozioni, di vita e di storia, proprio così, no? Invece no, io vedo che tutte le persone oggi che vogliono fare teatro, eccetera, per fare qualcosa di diverso, per dare qualcosa di... E non si fa più teatro con la semplicità di una volta, proprio per condividere un qualcosa, no? Quel tipo di teatro non c'è più. L'ho trovata molto interessante la lettura, perché non era solo una lettura vera e propria, sarà drammatizzata in alcune. E poi soprattutto ho trovato suggestivo, anche se molto semplice dire così adesso, no? Questa lettura che veniva fatta con dei fogli formato A4, mano a mano che finiva la pagina, i quattro attori gettavano così, come se fossero stati dei corpi, cioè siccome era tutta una rievocazione della memoria sui campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, insomma, un lavoro di emozioni, di memoria e anche di suggestione, insomma, no? Le parole dette anche dagli attori. E la fine di questi fogli, gettati così, poi con l'aiuto del vento naturale, meno proprio sembrava, ecco, come sembrava di vedere come le persone che venivano portate in una camera a gas, così, insomma, nelle varie camere di sterminio. La parte che ha voluto portare come regia, come drammatizzazione della prima parte, lo trovo molto interessante. Queste parole soprattutto spezzate dai silenzi. Il silenzio che diventava anche evocativo, diventava anche parola, momento di riflessione per ogni spettatore che stava lì, insomma, ad assistere allo spettacolo. Quello appunto è una storia degli anni 40. Sì. Quegli anni dove stavi? Ho vissuto fino al 19 luglio del 43 a Roma, dove poi c'è stato il bombardamento lì a San Lorenzo, dove c'è morta mia madre, insomma è stato abbastanza una cosa molto tragica, come un po' come tutte le storie di guerra, insomma, non è la mia, non può essere più tragica di altre. Dopo il bombardamento sono stato nelle Marche, nella provincia di Pesaro, io ho passato quasi gran parte della mia infanzia in campagna, credendo di sfuggire alla guerra, invece poi lì c'è stata la famosa linea gotica, c'è stato
molto più dura come guerra è stata, come guerra con i partigiani, con i tedeschi, la ritirata, insomma era più. Tu sei appunto scrittore di cinema, adesso sei anche redattore di cinema. Mi parlavi prima di come ti era nata questa passione per il cinema, poi è legata anche alla tua infanzia. Beh, la passione per il cinema è nata perché a seguito di questa tragedia che ha coinvolto la mia famiglia, e dopo il 19 luglio per circa 8 anni non ho più parlato. Mio padre è stato ritornato a Roma, ha parlato con la maestra, ha detto non lo mandi a scuola. Allora io ho lavorato per molti anni dentro i quali cinema. Durante l'intervallo io vendevo le caramelle, i gelati, queste cose qua, no? Poi finito l'intervallo mi mettevo sempre in prima fila, di lato, e guardavo il film, lo stesso film magari lo vedevo 3-4 volte, finché imparavo le parole a memoria, i dialoghi, le battute. Il cinema è stata una parte la mia paglia, e la parola è stata recuperata anche grazie al cinema, perché vedendo un film che allora si chiamava Il Cucciolo, dove c'è una scena dove si decide di uccidere questa specie di cervo, cerbiatto, emetto un grido strozzato identificandomi col bambino che è il protagonista di questo film, e da allora piano piano ho recuperato la parola. Per me il cinema rimane sempre una magia, il cinema, che la sala dei miei anni, di questo periodo, insomma.